Onde cosa ci sarà in mostra? 5 i musei abruzzesi che partecipano a questa grande iniziativa di riscoperta e di celebrazione di Carlantonio Grue. Sì, allora questi sono due eventi separati. L'evento dei 5 musei è la formazione di un libro, di un catalogo di Carlantonio Grue che comprenderà i pezzi presenti nei 5 musei che si occupano di ceramica in Abruzzo. E sarà, quindi non ci sarà una mostra, ma sarà soltanto un volume, un catalogo che verrà presentato prima presso la sede della Genti d'Abruzzo a Pescara, poi a Castel Sant'Angelo a Roma. Sarà un evento abbastanza importante. Questa mostra invece che stiamo presentando, e che non è l'unica che si fa in Italia, sia ben chiaro, perché la figura eccezionale di Carlantonio Grue come pittore, come ideatore, come insegnante, anche come forse imprenditore probabilmente, e che ancora è, diciamo, ben presente nell'attività dei ceramisti castellani, è una figura che viene ricordata quindi in diversi posti in Italia, anche Milano, Napoli e anche all'estero, perché appunto, dato l'importanza che nella Maiolica ha avuto questo personaggio. Però era importantissimo che anche nel paese dove è nato e dove è vissuto, dove ha insegnato e dove è morto, si ricordasse questa figura, e quindi abbiamo cercato di organizzare questa mostra che comprende anche, oltre a dei pezzi di notevole livello, anche diverse novità importanti sullo studio della maiolica. Faccio alcuni esempi. Il fatto che una serie di pezzi che sono presenti al Museo della Ceramica in Castelli provengono da Santa Maria di Collemaggio all'Aquila, cosa che è stato riscontrato dallo studio di documenti. Nel momento in cui l'abbazia di Santa Maria di Collemaggio chiuse all'Aquila durante il periodo napoleonico, questi pezzi furono danno a finire al comune dell'Aquila, che poi in buona parte li ha dati al Museo di Castelli e quindi sono esposti attualmente lì. Il fatto che per la prima volta ci sono cioè un pezzo firmato da Carlantonio Grue, che si firma CAG Carlantonio Grue di Castelli. C'è il fatto che per la prima volta anche c'è un piccolo piattino che però ha la sigla di Anastasio Grue, Anastasio Grue Fecit c'è scritto, ed è per la prima volta che si trova un pezzo firmato da questo autore. Anastasio Grue è uno dei figli di Carlantonio, ecco, tanto per precisare. Ecco, quindi le novità sono diverse, anche diverse altre su attribuzioni e così via. Quindi, diciamo, si unisce all'aspetto estetico di avere una mostra con pezzi di notevole livello anche un aspetto scientifico legato allo studio della storia della Maiolica. A posto.